svegliati, sì. Lavati la faccia e poi prega. Vestiti, pantaloni e camicia seria, sì. Ringrazi a Dio per questa giornata, grazie. Poi scendi giù in strada a dare amore, che l'amore non si paga, non c'è si una paga. Lacrima per ogni guancia, sì. Un livido per ogni faccia, sì. Un padre che non lavora e un figlio che non mangia, non mangia. Stiamo attaccati al seno di sto mondo che ci allatta, sì. Di depressione, odio e rabbia, di paura e ansia. Tu ama senza aspettarti nulla in cambio, togli dal collo il cappio che ti sta strozzando. Abbi fede, ama il prossimo e perdona il tuo nemico, perdona. Chi era cieco ora vede, chi era sordo ora udito, sì. È un labirinto questa vita, spesso ti costa fatica. Vaghi solo e non troverai l'uscita, abbandona i sentieri angusti, abbatti i rami e gli arbusti e raccoglierai l'eredità dei giusti, sì. Che ho scelto è Stanislav Petrov. Nacque nel 1939 e morì nel 2017. E ora vi racconterò la storia di Stanislav che mi ha colpito molto. La notte del 26 settembre del 1983 suona la sirena d'emergenza antimissili e secondo il sistema della città di Mosca gli americani stavano per mandare 3 missili nucleari appunto sulla città di Mosca, e lui a quell'epoca era un tenente colonnello dell'Unione Sovietica e stava al comando di una base di missili nucleari vicino Mosca, e i sovietici a questa sirena d'emergenza volevano contrattaccare mandando anche loro dei missili su Washington, ma Stanislav Petrov riteneva impossibile che gli americani stavano per sparare dei missili sui russi, e appunto Stanislav Petrov decide di non contrattaccare mandando dei missili su Washington, e dopo 25 minuti suonata la sirena non successe nulla su Mosca, quindi Petrov aveva ragione, la sua teoria era giusta. La sirena d'emergenza che era suonata era un errore del sistema, e se Petrov avesse risposto contrattaccando con dei missili sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale. Ho scelto questa cosa, questo giusto, perché mi sono sempre chiesto quando, come, se ci sarà la terza guerra mondiale e le nazioni, diciamo, che si possono scontrare, e ho scelto questo appunto per queste mie domande. In più lo ho scelto perché senza di lui, se si fosse creata la terza guerra mondiale, non si sa più come sarebbe ora il mondo e come saremmo noi ora. E appunto lui ha fatto un gesto, diciamo, eroico, perché ha deviato la terza guerra mondiale. La persona che ho scelto per questo compito è Padre Pio. L'ho scelto perché da piccolo, quando ero religioso, io l'ammiravo e mi sembrava la persona più adatta per questo compito.
Nato nel 1885, Francesco Forgione viene battezzato il giorno dopo della sua nascita. La sua città natale si chiama Pietrelcina ed è il quarto figlio dei suoi genitori. Sente la vocazione religiosa a 5 anni. Nel 1903 entra nel novizio dei Cappuccini della provincia religiosa di Sant'Angelo Foggia. L'anno successivo prende il nome di Fra Pio. Francesco lascia gli studi e il convento per motivi di salute. I medici gli dicono di stare in famiglia e di tornare nella sua città natale. Col tempo Padre Pio guarisce e nel 1910 viene nominato sacerdote e giorni dopo celebra la sua prima messa. Nel 1916 Pio soffre per il caldo e il guardiano del convento di San Giovanni Rotondo lo porta in un paesino garganico dove si libera del caldo che lo tormentava. Francesco fonda un ospedale diverso dagli altri, un tempio di scienza e preghiera che vuole chiamare casa, sollievo della sofferenza. Nel 1966 la sua salute è bassa e la chiesa gli dà il permesso di fare le messe da seduto. Negli anni seguenti si muove a sedie a rotelle. Nel 1968 Padre Pio muore nel mentre che ripeteva continuamente i nomi di Gesù e Maria. La sua preghiera abituale si diffuse tra i suoi devoti.